crescita felice. Cioè, la testimonianza di Lucia è stata molto bella, a me ha emozionato moltissimo, e sembra essere un discorso in cui manca, rispetto a quello che ha detto Dario, manca un passaggio, ed è questo passaggio che io voglio creare qui, il collegamento fra queste due sfere, perché quello che succede spesso è che molti di noi lavorano su delle tematiche in alcuni gruppi o movimenti o quello che è, ma non riusciamo poi a capire quali possono essere le connessioni fra queste tematiche, e magari c'è il rischio che ognuno va avanti a studiarsi le sue cose, a frequentare il suo gruppo, slegato da altri gruppi che invece lavorano in modo diverso, ma poi sulle stesse cose, insomma, non si creano delle sinergie in questo modo. Quello che invece io vorrei tentare di fare, di proporvi oggi, è questo. Però volevo partire da un passo indietro, che è quello di ribadire con molta chiarezza, spero, la differenza fondamentale che c'è fra decrescita e recessione e deflazione. Perché dico questo? Perché spesso nei discorsi che si fanno, persone, soprattutto quelle che hanno una preparazione di tipo economico, mi dicono: ma la decrescita, tanto la gente ormai con la crisi, no, con la recessione, la vive. E invece non è così, non è assolutamente così. Quindi volevo dirvi che mentre la recessione è un fenomeno per cui c'è un calo sensibile, drastico, di produzione di merci, che mina le basi di un sistema economico che è basato sulla produzione e sul consumo soprattutto, e la deflazione invece è un fenomeno che dagli economisti è considerato come la peste bubbonica per i medici, cioè il peggio che può succedere in economia, nell'economia politica classica, cioè il fatto che il volume, la massa monetaria si riduce perché c'è una drastica riduzione dei consumi, che ovviamente porta a una scarsità, insomma, di circolazione di moneta, e fa sì che ci sia un impoverimento, perché c'è una spirale in cui si avvitano i consumi, la riduzione dei consumi e la riduzione dei prezzi, e tale per cui in questo avvitamento l'economia praticamente si impoverisce, si contrae, e chi ha del denaro non lo spende, lo tiene fermo, quindi anche gli investimenti non si verificano, anche perché ci sono delle speculazioni, cioè c'è chi aspetta che i prezzi calino ancora ulteriormente per poter fare speculazioni. E si crea un impoverimento, in quanto chi lavora, soprattutto le persone che lavorano con stipendi fissi, si trova a fronteggiare comunque un aumento del costo dei beni fondamentali, insomma, più importanti per la sopravvivenza, a cui non riesce a stare dietro, perché ha comunque il denaro, ha poco denaro, insomma, e chi invece sta bene è colui che ha della liquidità. E la liquidità diventa l'elemento più importante in uno stato di deflazione. Quindi, come vedete, questo non ha niente a che vedere con la decrescita, perché la decrescita è innanzitutto una messa in discussione culturale e profonda del nostro modo di concepire l'esistenza, e credo che il discorso di Lucia lo abbia chiarito benissimo, perché lei ha fatto un esempio riferendosi alla sua esperienza. Allora, quello che volevo fare io era farvi capire che dalla decrescita, che significa innanzitutto, come diceva anche Lucia, riappropriarsi del proprio tempo, riappropriarsi del saper fare, quindi non avere più una dipendenza assoluta da chiunque sappia fare qualcosa, perché noi non riusciamo a fare nulla, e rispetto per l'ambiente, e quindi in qualche modo cercare di diventare autosufficienti, dobbiamo fare un ulteriore passo, che è quello di diventare resilienti.
La resilienza è un concetto che è mutuato dalle scienze, penso che Dario questo lo possa poi volendo confermare e spiegare meglio. Dalla metallurgia inizialmente. Ecco. Ed è appunto la proprietà di un sistema, di un materiale anche, di ritornare allo stato normale dopo aver subito, diciamo, una sollecitazione forte, no? Uno shock. E questo tipo di concetto, diciamo, se lo caliamo nell'ambito umano, in questo momento noi abbiamo bisogno di diventare resilienti, perché questo cosa vuol dire? Vuol dire riuscire ad accettare l'idea che i cambiamenti a cui stiamo andando incontro, che sono dovuti alla crisi del modello economico che stiamo vivendo, fanno sì che noi dobbiamo fare un passo in avanti, in cui prendiamo coscienza di questi cambiamenti che stanno avvenendo, prendiamo coscienza della finitezza delle risorse che abbiamo a disposizione, che abbiamo sempre considerato illimitate, e creiamo quindi un nuovo modello, cerchiamo di costruire, cioè di reagire a questa crisi, a questa difficoltà, a questa impossibilità di continuare a consumare all'infinito senza porci nessun problema per il futuro, per le generazioni future, per le risorse che verranno a mancare, eccetera. Ma sappiamo che dobbiamo creare un nuovo modello di vita, di società, di comunità, e da questo possiamo partire facendo dei passaggi. Allora, quello che io voglio dire è questo, che dobbiamo partire dalla resilienza delle comunità e considerare la resilienza come una strategia che ci prepara agli shock energetici, climatici ed economici che ci aspettano. E in termini reali, assoluti, la comunità resiliente cerca di soddisfare dal più vicino possibile quote crescenti di bisogni economici locali in termini di cibo, di energia e di opportunità di lavoro. Quindi la comunità resiliente deve arrivare a essere autosufficiente dal punto di vista dell'alimentazione, dell'energia, delle opportunità di lavoro, quindi economicamente, e deve misurare queste attività in termini del benessere che producono, e non quindi dei profitti, no? E di quello che, a cui siamo abituati nell'economia politica classica, cioè aumento dei consumi, no? E quello che sottende una comunità resiliente è la partecipazione, cioè la comunità resiliente deve vedere la diversità di soggetti che si scambiano informazioni, che cooperano affinché la loro comunità diventi autosufficiente e possa quindi contrastare gli shock che sono inevitabili, che ci saranno, ma che ovviamente si farà il possibile per evitarli, ma che comunque dobbiamo aspettarci di affrontare. Allora, quello che si è capito in alcuni studi, che sono anche misurazioni che sono state fatte, perché poi quando si parla con gli economisti bisogna produrre numeri, risultati, è stato che negli anni 80, dove è iniziato un modello, a svilupparsi un modello economico basato sulla globalizzazione, noi abbiamo costruito un modello in cui per esempio abbiamo cercato di attirare le multinazionali, di diffondere i centri commerciali, no? Quindi un modello basato, o comunque di industrie di grosse dimensioni. Quindi abbiamo privilegiato un modello centralizzato di produzione della ricchezza. Ora, a 30 anni di distanza, si è visto che questo modello non regge, perché di fronte alle nuove sfide che abbiamo davanti, che sono quelle di cui parlava Dario, noi non possiamo più permetterci di avere una centralizzazione, una concentrazione, no, di produzione della ricchezza, e soprattutto non possiamo permetterci ciao Paola di
da imparare. Allora, questo tipo di centri commerciali, di industrie di grosse dimensioni, di concentrazione del potere economico danneggia le economie locali, perché comporta una espropriazione della capacità produttiva di reddito e di ricchezza delle comunità locali. L'esempio tipico è il centro commerciale. Credo che tutti noi sappiamo che sono stati fatti veramente ponti d'oro per far arrivare in periferia in particolare dei grossi centri commerciali, ma abbiamo visto benissimo che questi sono nati a discapito di tutte quelle piccole attività artigianali e commerciali che c'erano nei nostri quartieri, che stanno man mano chiudendo. Questo è l'esempio, direi, classico. Quindi che cosa deve fare una comunità resiliente? Deve riprogettare le istituzioni, deve rafforzare il senso di comunità, deve incoraggiare l'innovazione e la sperimentazione e deve sostenere la gente in modo che possa essere pronta a gestire eventi inaspettati e catastrofi, pur lavorando per evitarle e pur non volendo ovviamente qui fare i corvi, insomma, però le leggi della termodinamica sono quelle, cioè quella è scienza, quindi voglio dire, non possiamo assolutamente pensare che non siamo in pericolo. Allora, dicevo appunto come si costruiscono le comunità resilienti. Allora, penso che la cosa più importante sia il collegamento che c'è fra quello che diceva Lucia, cioè io individualmente nella mia vita sono riuscita a cambiare il mio modo di vivere perché ho capito determinate cose, ho messo in discussione i miei valori, ho messo in discussione il mio modo di consumare. Quello è il livello individuale e quello lo possiamo fare tutti e da subito e va benissimo e bisogna iniziare da quello. Poi però ci sono le istituzioni. C'è la collettività. Allora noi dobbiamo creare dei ponti, un collegamento fra quello che è il livello individuale e quello che è il livello istituzionale. E per fare questo dobbiamo lavorare appunto per costruire delle comunità. Quello che io propongo questa sera, così ve la butto proprio lì come proposta e anche provocazione, per esempio, a Roma è facile pensare a come poterlo fare. Abbiamo 15 municipi, io credo che per esempio potremmo iniziare, e sicuramente già ci sono, sentiremo anche dopo le persone che gestiscono per esempio il gasotto, il gruppo d'acquisto di questo municipio, ci sono molte realtà che già lavorano in questa direzione, ma lavorano in modo probabilmente non collegato, non c'è molta connessione fra loro. Quindi quello che noi dobbiamo fare è far diventare il percorso verso la decrescita e la resilienza un percorso consapevole e connesso con le altre comunità. Creare quindi 15, la mia proposta è quella di creare 15 gruppi che lavorano per creare 15 comunità resilienti. Allora, abbiamo un'infinità di cose ovviamente che possiamo fare per prepararci ad un futuro in cui avremo problemi di energia. Dobbiamo riqualificare le nostre infrastrutture energetiche e dei trasporti, rendere più efficienti le nostre case, investire in nuove fonti di energia rinnovabile, trovare nuovi modi per produrre e distribuire il cibo e ridare slancio alle imprese esistenti e soprattutto crearne di nuove. Questa è la cosa più importante. È stato dimostrato che dirottando, questo è stato dimostrato in uno studio in Inghilterra, comunque poi vi do le fonti di queste cifre, di questi discorsi che vi dico, queste citazioni, è stato dimostrato che dirottando anche solo il 10% del denaro che noi spendiamo nei supermercati su diciamo attività economiche che avvengono all'interno della nostra comunità, noi riusciamo a recuperare anche fino a 2 milioni di euro all'anno all'interno della nostra comunità, quindi che significa poter arricchire e aumentare dei posti di lavoro, per esempio. Quindi la comunità deve investire su se stessa, cioè deve sostenere le attività che creano occupazione e lavoro all'interno della comunità stessa. Per esempio, come? Ci sono moltissimi esempi, sicuramente uno è il gruppo d'acquisto solidale, poi forni finanziati dai clienti stessi, orti urbani sociali, finanziarie etiche e gestione popolare del microcredito,
reti wifi autogestite come la Noinet, monete locali, mercatini dell'usato e del baratto, gruppo di studio e di informazione, perché lo studio, l'informazione e la conoscenza sono fondamentali in questo progetto di comunità resiliente, perché bisogna studiare, bisogna acquisire conoscenze. Le banche del tempo, no? Io so fare una cosa, tu ne sai fare un'altra, ci scambiamo il nostro tempo per aiutarci. E questi sono solo esempi minimi. Queste cose già ci sono, come ripeto, però sono, io ho l'impressione che siano presenti in modo un po' dispersivo. Quindi il progetto potrebbe essere quello di creare un gruppo in ogni municipio con chi ha voglia di lavorare su queste tematiche anche in modo concreto, che lavori sulla decrescita e sulla resilienza e sulla possibilità quindi di creare anche delle possibilità di sviluppo anche economico all'interno dei nostri municipi. Grazie. Hanno un pochino ripreso in mano quelli che sono i significati etimologici delle parole ecologia ed economia, che hanno la stessa radice e che spesso invece vengono intesi come due cose antagoniste, no? L'ambiente e l'economia. L'economia è l'ordine della casa e l'ecologia è lo studio dell'ambiente, l'ordine dell'ambiente. E parlare di resilienza ha portato anche a delineare quello che è una visione del resto anche politica, perché la privatizzazione degli asset essenziali come l'acqua, l'energia, i trasporti, le telecomunicazioni e il loro monopolio in mano non in mano a entità pubbliche o comunque di pubblico possesso o in mano a operatori stranieri e comportano una gestione centralizzata ben poco resiliente. E l'economia che invece di tutelare quelli che sono gli asset ecosistemici, cioè la salubrità dell'ambiente circostante, il clima e l'approvvigionamento alimentare, sono poco resilienti. La globalizzazione con tutte le filiere lunghe che dipende da eventi imprevedibili del resto del mondo sono poco resilienti. Quindi una forma di società resiliente sicuramente è ben diversa dalla direzione che ci stanno imponendo attualmente a livello governativo, a livello europeo e a livello mondiale. Cioè è fondamentalmente questo un percorso che ci stanno imponendo, che è antistorico, che va a cozzare con quella che è la realtà fattuale, storica e climatica ed energetica contemporanea. E ora passiamo ai ragazzi del gasotto, che è un esempio di costruzione da questi discorsi che sono partiti dagli assiro-babilonesi globali, dal globale si passa poi comunque all'azione locale. Buonasera, io sono Chiara, faccio parte del gruppo d'acquisto solidale che si chiama Gasotto, che qualcuno di voi conosce. Io Gabriele. Ci sono altre persone in sala che fanno parte di Gasotto e ho preso qualche appunto perché non sono abituata a parlare in pubblico. Vi spiegheremo un po' cosa sono i gruppi d'acquisto, come funziona il nostro gruppo d'acquisto solidale. Allora, i gruppi d'acquisto sono nati negli anni 90 e il primo gruppo d'acquisto, diciamo, nacque a Parma, in provincia di Parma. Fondamentalmente furono un gruppo di famiglie che si misero insieme per fare la spesa, perché questo è quello che fa un gruppo d'acquisto. E diciamo da questa prima esperienza poi i gruppi d'acquisto si sono diffusi in tutta Italia e adesso se ne contano penso più di 500 in tutta Italia. Soltanto a Roma ce ne sono veramente tanti, sparsi un po' in tutti i quartieri, e c'è anche una rete che li coordina proprio tutti, si fanno delle assemblee, diciamo, mensili, periodiche, in cui si cerca appunto di coordinare tutto il lavoro che viene fatto. Diciamo quello che cerca di fare un gruppo d'acquisto è quello proprio di cambiare il modello economico in linea con tutto quello che ci siamo detto, che ci hanno raccontato insomma questa sera. E si vuole cambiare il modello economico perché siamo convinti che quello esistente non sia quello giusto, ovviamente. E non è un modello giusto perché non c'è una giusta remunerazione per chi produce, perché ovviamente anche come vediamo spesso in tanti
cioè delle tante notizie che ci arrivano, spesso non viene dato il giusto valore al cibo che si produce. Diciamo agli agricoltori spesso viene pagato, cioè non spesso, di norma viene pagato un prezzo che è assolutamente irrisorio rispetto a cosa significa invece produrre il cibo, e tutto, diciamo, il valore, cioè il prezzo che noi troviamo sul mercato in realtà è composto da molti altri fattori che sono il trasporto, la pubblicità, non è assolutamente il prezzo reale che corrisponde al valore, al lavoro che è stato fatto per produrre quel cibo. Quindi questa è una delle cose su cui vuole andare a lavorare il gruppo d'acquisto. Altre cose, cioè un'altra cosa fondamentale è il discorso ambientale, perché ovviamente la produzione del cibo, per come viene fatta nella maggioranza dei casi, è legata comunque a uno sfruttamento dell'ambiente, a una devastazione dell'ambiente. Infatti un gruppo d'acquisto nella scelta del produttore predilige quasi sempre un'agricoltura di tipo biologico, quindi un'agricoltura che non utilizza pesticidi, comunque li limita al minimo, e anche scegliendo, diciamo, dei produttori locali, quindi comunque nella zona, per quanto riguarda Roma, comunque produttori nel Lazio, ovviamente limita anche l'impatto del trasporto delle merci, e questo appunto è un aspetto. Vuoi dire qualcosa tu, no? Io vi racconto solo, vi faccio un piccolo esempio di quello che è successo, insomma, da quando mi trovo nel gas. Praticamente, per quanto riguarda, abbiamo fatto un ordine, così vi dico, di legumi, in cui praticamente il produttore che prima vendeva alla grande distribuzione era praticamente schiacciato. Tanto per farvi l'esempio, lui faceva legumi biologici e vendeva alla grande distribuzione, che arrivava a Natura Sì, che non so se qualcuno di voi lo conosce come supermercato biologico. Praticamente lui, detto davanti a me praticamente, diceva che non riusciva nemmeno a pagarci il gasolio per i trattori. L'unica alternativa che ha trovato, e che fortunatamente l'ha risollevato, è stato quello di inserirsi nel circuito dei gruppi di acquisto solidale. In questo modo la differenza, cioè il prezzo che lui riusciva ad ottenere dai suoi prodotti, gli ha permesso di sopravvivere. In pratica, saltando tutti i passaggi della grande distribuzione, arrivando direttamente a noi, i consumatori, lui riusciva a mantenere un prezzo che gli ha permesso di sopravvivere. E noi, dal nostro punto di vista, abbiamo ottenuto un prodotto di qualità a un prezzo più basso rispetto a quello che troviamo normalmente all'interno dei supermercati. Questo è solo un esempio. Poi, ovviamente, riguarda i legumi, ma per farvi un altro piccolo esempio, ci siamo riusciti ad organizzare in tutta Roma tra diversi gas e siamo riusciti a comprare, non so se conoscete la Lugart, abbiamo fatto un acquisto diretto alla Lugart per prodotti, diciamo, carta igienica, tovaglioli, eccetera, coordinandoci a livello di tutta Roma e provincia, e siamo riusciti a fare un ordine enorme. Quindi questo è per farvi capire più o meno le potenzialità, quello che possiamo fare da consumatori, semplicemente da consumatori, dirottando le nostre scelte su altri tipi di mercato. Ora ridò la parola a Chiara. Che... E, diciamo, da un punto di vista pratico posso dire un po' come funziona un gruppo d'acquisto, cioè per quanto riguarda almeno il nostro. Noi ci incontriamo una volta a settimana, che è il giovedì pomeriggio a Tor Bella Monaca, nei locali del centro sociale, e abbiamo uno scarico di prodotti che avviene tramite, tra l'altro, un'altra associazione che si chiama Gasfiliera, in cui è presente anche un membro, insomma, se poi vuole dire qualcosa Leandro, insomma, decidi tu. No, vabbè, non fa niente, c'è il sito, potete andarlo a visitare. E quindi ci vediamo appunto ogni giovedì e distribuiamo quindi frutta e verdura biologica, anche carne ovviamente proveniente da allevamenti non intensivi, formaggi sempre provenienti da aziende che praticano il biologico, e poi la cosmesi, esatto, perché praticamente la cosa bella poi del gruppo d'acquisto è che non si limita soltanto a prodotti alimentari, ma si estende un po' tutto, quindi anche saponi, prodotti per l'igiene personale, carta, abbiamo fatto anche degli incontri con produttori di calzature, ad esempio di canapa, di sughero, di pelle conciata non chimicamente ma in modo vegetale, oppure miele,
le farine, noi prendiamo per esempio le farine, come diceva prima la ragazza che ha parlato, insomma, della decrescita della farina, noi abbiamo dei produttori, cioè abbiamo un produttore di farina del nord Italia che produce sia il grano che poi la farina, quindi il trasformato, e ha, diciamo, farina ovviamente a quella zero, ma no, quella 00 neanche ce l'ha, soltanto la zero, l'integrale, farina di farro, cioè quello che si scopre poi anche quel gruppo d'acquisto è tutta una serie di prodotti che magari sui supermercati non arrivano neanche, e invece si riscoprono altri tipi di alimenti che magari non si trovano neanche più. E poi ovviamente ancora, cioè andando ancora oltre, diciamo questa visione un po' dell'economia, questa visione un po' diversa appunto dell'economia si estende anche ad esempio all'energia, come ci approvvigioniamo dell'energia, quindi forme di energia rinnovabili. C'è una sorta di alternativa all'ACEA, all'Enel, di gestore, che si approvvigiona dall'idroelettrico ad esempio, altri tipi di... Sì. E sono venuti a fare degli incontri con i gruppi di acquisto, sono venuti anche a Tor Bella Monaca, oppure anche l'assicurazione della macchina, c'è un'assicurazione, si chiama Edicar, che appunto ha un altro tipo di filosofia insomma dietro. Poi per non parlare di banca etica, che vabbè ancora oltre, addirittura un sistema bancario diverso da quello a cui siamo abituati. E poi insomma tutto questo, cioè tutto il sistema dei gruppi di acquisto, la cosa bella che insomma ho sperimentato su tutti me anche è proprio la capacità di creare relazioni e comunità tra le persone, perché noi incontrandoci tutti i giovedì non è semplicemente che ti incontri e smisti la merce, ma è molto di più, cioè crei proprio un gruppo di persone, sì, una comunità che si aiuta, che condivide, che scambia. Molti di noi fanno il pane, cioè tutte quelle cose che ci siamo raccontati effettivamente insomma noi le abbiamo sperimentate da 4 anni a questa parte, da quando esiste Casotto, e insomma per fortuna è una cosa in continua crescita, in continua evoluzione. Se ci volete venire a trovare, insomma, siamo il giovedì a Tor Bella Monaca, al centro sociale. Ci siamo? Arriva? Io volevo aprire adesso un dibattito finale di una mezz'oretta, insomma, più quanto lo riteniamo opportuno. Nell'aprirlo volevo ricordarvi due cose. Innanzitutto, quando andate via, se volete lasciarci la mail qui all'entrata, per tenerci in contatto anche per i futuri incontri che faremo anche con Maurizio Pallante. E poi volevo sottolineare un aspetto. Come vedete, magari oggi pomeriggio stiamo iniziando quello con un piccolo percorso di crescita interiore, appunto perché abbiamo parlato di molti temi, molti spunti. Io volevo, diciamo così, suggerirvi i libri che a me hanno un po' cambiato anche la vita su questi temi. In particolare il libro di Luca Mercalli, Prepariamoci, un libro veramente illuminante, anche perché è scritto in un linguaggio molto molto semplice e perché racconta un po' le esperienze di... abbiamo fatto i danni... E perché diciamo racconta un po' le esperienze di tutti i giorni, quindi come possiamo ogni giorno veramente fare la differenza con le nostre azioni quotidiane. Invece ha un approccio un po' più scientifico il libro molto famoso Armi, Acciaio e Malattie, non so quanti di voi lo conoscono, un libro molto famoso che forse raccoglie un po' tutti gli argomenti che abbiamo trattato oggi, proprio il discorso dell'agricoltura, di come si è formata l'umanità, del perché l'Occidente siamo noi Europa anziché altri popoli. Insomma, il libro io lo definisco illuminante, veramente bellissimo. E poi un altro libro che mi viene in mente è Bauman, tutti i libri di Zygmunt Bauman, Consumo dunque suono, forse è quello un po' più interessante, ma un po' tutti i suoi libri sottolineano molti aspetti della società moderna. Detto questo, se c'è qualcuno che vuole intervenire, già ho visto che c'era qualche prenotazione, prego. Dobbiamo liberare il microfono. Vedo se riesco un attimo. Vai. Grazie Enrico che sta dando il fritto al comune ovunque.
è una colonna. Allora, io sono Alfredo Giordani del Movimento Salva Ciclisti e volevo collegare il discorso mobilità al discorso decrescita felice, che è la mobilità, è un discorso che ci coinvolge dalla mattina quando usciamo di casa fino alla sera quando ritorniamo. Allora, decrescita felice, e correggetemi se sbaglio, se non ho capito male, significa non rinunciare assolutamente al nostro stile di vita, ma incidere su quello che costa questo stile di vita, sull'impatto dei beni e servizi. Per esempio, noi non è che dobbiamo morire di freddo a casa, dobbiamo mantenere una temperatura idonea, ma dobbiamo agire, cioè avere un servizio, un bene X maiuscolo, ma ridurre l'impatto di consumo di energia, di inquinamento, al minimo, quindi ridurre il costo X, renderlo X piccolo, il minimo possibile. Quindi, venendo al nostro discorso della mobilità, cosa usiamo noi normalmente per spostarci? L'automobile. Che succede? Che noi per avere uno spostamento X, spostare 80-70 kg di peso, spostiamo una tonnellata e mezzo fino a 2,5 tonnellate di massa, quindi 10, 15x, 20x. Questo è il paradigma primo del contrario della decrescita felice. Allora, cosa, innanzitutto, per avere il risultato X maiuscolo con l'X minimo, il modo è l'idea della decrescita, portarli sul territorio, soprattutto in maniera pratica, un po' più avanti, quindi fare il pane, qualsiasi cosa viene in mente va bene. L'importante è portare quello che la decrescita vuole portare nell'economia e nella società in maniera pratica tra di noi e nella cittadinanza. Quindi abbiamo una pagina Facebook LSD, poi avremo un gruppo di lavoro sul forum molto probabilmente, e inizieremo poi anche a lavorare attraverso i municipi, insieme nei municipi, con vari progetti che ancora non abbiamo in mente, qualcosa c'è, dove poter lavorare. Vi invito a scrivervi proprio per portare idee e studiarla insieme. Posso dire qualche cosa? Soltanto che quello che ha detto prima Giussi, cioè lui ha detto a lavorare, a non lavorare, quindi soltanto a produrre un qualcosa di nostro, qualcosa fatto con le nostre mani. E visto che comunque Giussi aveva fatto riferimento ad alcune attività, quelle attività vorremmo cominciare a metterle in pratica, ad esempio costituendo dei mercati di scambio tra di noi. Io ho degli oggetti, qualcosa che non mi serve, lo posso donare a qualcun altro, lo possiamo scambiare, la vendita tendenzialmente la vorremmo evitare, e così via dicendo, proprio produrre con le nostre mani. Per il resto vi invitiamo appunto a iscrivervi alla pagina Facebook, o comunque lanciare le vostre idee anche sul forum, quello vecchio, quello nuovo, insomma non c'è sta polemica, lasciamo perdere. Però insomma, se ci avete delle idee, postatele. Può darsi pure che uno magari dice vabbè, sta cavolata che mi è venuta in mente, beh, mettetecela. Può darsi pure che da un'idea assurda può nascere qualcosa di importante per il movimento, non solo per il Movimento 5 Stelle, non solo per il movimento della decrescita felice, proprio per, che ne so, nel nostro piccolo, per l'umanità. Poi per il resto, effettivamente, costituite i gas, non so, municipi forse no, però gruppi di colleghi, gruppi di amici, persone che si conoscono, che ne so, perché se sono incontrati a vedere a Roma o a Lazio, insomma, al bar, cioè provateci sempre, chiedete alle persone se possono entrare in relazione con voi. E cioè, io che so, quando vado in giro, che so, faccio attività sindacale, nel sindacato, quando partecipo a dei convegni, dei conferenze, qualsiasi cosa, so a fila la cosa, dico sempre la parola magica, Movimento 5 Stelle. C'è alcuni che mi mandano proprio, ma va, altri invece, ah sì, bello, interessantissimo. Sono stato ultimamente a una conferenza con Sergio Latouche, ultimamente, un paio di mesi fa, e ci sono stati tutta una serie di interventi. Quando ho detto che facevo parte del Movimento 5 Stelle, cioè c'è stata la fila, e io non so nessuno, sono solo un semplicissimo attivista, anche se mo faccio il moderatore globale, quindi mi sono diventato amico di un sacco di gente.
E comunque, insomma, fatelo sapere che siete del movimento, fatevi riconoscere, fatevi vedere che siete persone normali, che non siamo quelli che, come posso dire, appaiono in televisione, non siamo quelli, avete visto ieri l'intervista sì, a Augias, che saremmo, non lo so, io, estremisti da destra, fascisti, gente che cioè, io, a me guarda, fascista proprio, poi oppure inconsapevole, mi ha fatto proprio un po' rodere, eppure pericoloso. Penso che, scusate, ma proprio sono agli antipodi, non mi c'è riconosco proprio in quella cosa. E comunque, niente, volevamo fare appunto riferimento, LSD è stato, sì, è stato.